Valdilana ha alzato il sipario sugli eventi natalizi, la rassegna che caratterizzerà il territorio fino all'Epifania. Al lavoro tantissimi volontari delle associazioni o il comune in cabina di regia a coordinare il tutto. E lo scorso sabato alle 21 al Teatro Giletti di Ponzone è stato ospitato il tradizionale concerto di Natale con l'orchestra Euforia, un omaggio a Dante Alighieri. E sapete che il concerto di Natale, come omaggio all'amministrazione comunale, vuole premiare chi si è distinto nella vita sociale, nella vita sportiva o nelle altre attività della nostra comunità, vuole premiare in questo caso le associazioni, le numerose, quindi stiamo premiando sette, che si sono impegnate costantemente mettendoci forza, dinamismo, risorse soprattutto, come dicevo prima, umane più che non economiche. Ecco, quindi io passo la parola a Carlo, che così almeno possiamo chiamare, vorremmo chiamarli tutti per poter dargli questa targa. Questa sera il momento è, prima di ascoltare poi, e secondo me anche gustarci la serata musicale, cercando proprio di vivere bene la musica come ci viene proposta, perché ci aiuta anche a pensare, veramente a meditare sulle cose positive. Prima di questo, come diceva Mario, facciamo una premiazione molto semplice, chiamerò le associazioni, come diceva il sindaco prima, che hanno dato una mano all'amministrazione, ma non solo all'amministrazione, hanno dato una mano a ogni abitante del nostro territorio e non solo. Il fondo Edo Tempia, l'associazione Avis, l'associazione Hauser, l'associazione ID, l'associazione Carabinieri in Congedo, l'associazione Delfino e l'associazione Nazionale Alpini. Venite qui che mettiamoci. Facciamo una foto, ma soprattutto riceviamo e facciamo loro un enorme applauso. Rappresentano